Si spezzerà l'equilibrio totale delle sfide in campionato o si allungherà la serie dei pareggi? È una delle molte domande che ruotano attorno al derby per eccellenza di domenica prossima tra Montevarchi e San Giovannese. Scorrendo le notizie raccolte con pazienza certosina dal collega Leonardo De Nicola sull'attesissima sfida, si evince che quella all'orizzonte sarà la numero 95 in assoluto, la 70esima giocata nella medesima categoria dai due club. Tra i mille risvolti spicca la parità perfetta nei successi delle due formazioni, 21 a testa, dalla vecchia terza divisione al professionismo, mentre addirittura in 27 circostanze la partitissima si è chiusa senza vinti né vincitori. Il segno X manca da oltre 15 anni dall'andata della stagione di C2 2002-2003, quando Albrelliperi decisero le reti di Ciccio Baiano per gli Azzurri e di Luca Vigna per l'Aquila. Risale al torneo precedente, invece, sempre in C2, l'ultimo successo montevarchino al comunale di Via Gramsci, firmato proprio da Vigna su rigore il 24 febbraio del 2002. Il bilancio si dilata a favore del Marzocco, considerando anche Coppa Italia e Coppa Volpi, perché la Sangio ha prevalso in 34 circostanze a fronte delle 27 degli Aquilotti. Nel computo totale dei confronti, dal 2000 ad oggi, il team della città di Masaccio ha marcato una chiara supremazia, giudicandosi 9 delle 15 gare contro le 3 conquistate dall'Aquila, altre 3 sono finite pari. Non esce il risultato a occhiali dalla C2 2000-2001, caratterizzata da 2-0-0 avari di spettacolo. Prevalenza netta degli azzurri al Gastone Brilliperi negli ultimi tre lustri, con un pareggio e 3 vittorie, che diventerebbero 4 se non fosse stato annullato l'incontro di eccellenza del 9 ottobre 2011 per il successivo fallimento e la radiazione del vecchio Montevarchi, vinto dagli ospiti per 2-0. Cifre e curiosità che saranno sviscerate a dovere avvicinandosi l'evento. La storia infinita del match tra poco si allungherà di un altro capitolo e in un futuro non remoto dovrebbe concretizzarsi un progetto frutto della sinergia dei giornalisti delle due città per realizzare un libro sul derbissimo, magari in occasione dell'appuntamento numero 100.